Ciao ragazzi e bentornati anche oggi come ogni settimana nuovo video a tema Harry Potter e oggi vi mostrerò una nuova pubblicazione di Panini Comics. Nelle settimane scorse vi ho parlato di questo volume bellissimo, L'arte di Harry Potter, che trovate nelle schede, ma trovate anche tutti gli altri volumi che ho recensito di recente per Panini Comics, come il manuale delle bacchette magiche, bellissimo, e Schermi incantati numero 1, che si occupava dei luoghi magici sia in Harry Potter che Animali Fantastici, ma anche di Schermi incantati 2, che invece parlava delle creature magiche sempre di entrambi i franchise, quindi sia quello di Harry Potter che quello di Animali Fantastici. I punti di forza di questi due volumi erano senza dubbio gli allegati, che erano tantissimi e tutti molto molto belli. E vi invito ad andare a recuperare questi video qualora ve li foste persi. Naturalmente li trovate tutti nelle schede o comunque nel canale sulla playlist Harry Potter. Ma oggi voglio parlarvi del terzo volume di Schermi incantati, questa volta dedicato agli oggetti, agli artefatti. E devo dirvi che questo volume qui l'ho trovato leggermente diverso rispetto ai due precedenti. Ma per quale motivo? Soprattutto per uno, perché in questo volume si è puntato maggiormente ai contenuti. Ci sono davvero tantissimi contenuti, ci sono tantissime cose da leggere, moltissime immagini e questa volta troviamo qualche allegato in meno. Sono comunque tanti, ci sono molti allegati, ma devo dire che rispetto agli altri ce n'è qualcuno meno. Ma questo viene largamente compensato dalla parte invece testuale perché è davvero tantissima. C'è molto da leggere ed è molto molto interessante, ma adesso bando alle ciance e andiamo a sfogliarlo assieme, come ogni volta. Ecco qui ragazzi il nostro Schermi incantati volume 3. Questa volta troviamo una copertina di colore rosso, a differenza delle precedenti che invece erano azzurra e verde. Mi piace moltissimo questa scelta di differenziarle per colore, è davvero molto molto carina. E in copertina ecco che troviamo la parte superiore dedicata ad Harry Potter e quella inferiore invece ad Animali Fantastici, come nei volumi precedenti. All'interno ecco che troviamo la pagina iniziale con scritto Schermi incantati volume 3 e poi andando avanti troviamo un sommario. La parte 1 è dedicata ad Animali Fantastici e la parte 2 è dedicata invece a Harry Potter. Ma continuiamo a sfogliare il nostro volume perché ci sono davvero tante bellissime illustrazioni. Ecco che qui troviamo questa grandissima fotografia a due pagine dell'interno della valigia di Newt, quindi parliamo del suo capanno. È davvero ricchissimo di dettagli e ci si perde a guardare ogni singolo oggetto sulla sua scrivania e all'interno del suo capanno. Abbiamo una breve introduzione generale al volume e poi ecco che inizia il capitolo, anzi la parte dedicata ad Animali Fantastici e dove trovarli. Si comincia dalla valigetta, che naturalmente è un'icona di questo volume e di questa saga, visto che la valigia è stata protagonista assoluta del primo film, ed ecco che abbiamo anche l'interno della valigia con le varie ambientazioni, i vari animali, e qui ecco che troviamo la prima parte interattiva, che è questa immagine di Jacob incastrato nella valigia, e poi sotto ecco che troviamo sia Jacob che Newt all'interno della valigia che fanno il loro primo incontro con Pickett. Qui troviamo diverse variazioni della valigia perché si era pensato molto a come dovessero entrare all'interno della valigia e poi invece il metodo più semplice è stato quello più funzionale, cioè farli entrare come se fosse una botola. Quindi molto molto bella la scelta. Poi abbiamo tutto uno studio sul capanno e poi ecco qui il primo allegato, che è un insieme di schizzi realizzati da Newt. Questi si sono visti anche in versione poster in giro, costano davvero parecchio e qui invece sono in allegato e sono davvero bellissimi. Qui troviamo Pickett, troviamo il tuono alato, qui abbiamo il nostro snaso e poi all'interno c'è anche Occami, abbiamo anche questo Erumpent, ci sono davvero tutti, il Velenottero, il Demiguise e poi qui alla fine ecco che troviamo anche lui, di cui non ricordo il nome, ragazzi mi raccomando ditemelo sotto nei commenti, che morsicò Jacob sul collo nel primo film e che probabilmente grazie al suo veleno Jacob riuscirà a ricordare i suoi amici magici anche nel prossimo film, nonostante l'oblivion subito
alla fine del primo capitolo. Bene ragazzi, andiamo avanti perché troviamo adesso anche gli oggetti appartenuti ad ogni singolo personaggio. Qui troviamo Tina, poi abbiamo anche gli oggetti di Queenie e poi Jacob con la sua valigetta di dolci e l'uovo di Occami, che è famosissimo in questo film, è stato l'espediente che ha permesso a Jacob di entrare in contatto con Newt. Poi abbiamo Graves con il suo simbolo dei doni della morte e poi troviamo anche una sezione dedicata agli oggetti che abbiamo trovato all'interno del magico congresso degli Stati Uniti d'America, come ad esempio il famoso orologio che troviamo proprio all'ingresso. Ecco qui un altro allegato e troviamo questo che è un modulo completamente integro, è completamente stampato con tutte le voci come se fosse un vero documento ufficiale, quindi guardate quanta maniacalità nel realizzare i dettagli nella saga di Harry Potter e di Animali Fantastici. Questo è un permesso per portare con sé una bacchetta e guardate quanto è dettagliato, fa davvero impressione, molto molto bello. E andiamo ancora avanti, qui troviamo la società dei nuovi salemiani e poi ecco qui un bel mini poster che anche in questo caso ci ricorda che all'interno del film abbiamo visto il Blind Pig, il pub dove Newt per poco non perde Pickett e poi sarà costretto a scappare assieme a Queenie, a Tina e a Jacob. Poi abbiamo la riproduzione di molti poster di Wanted utilizzati nel film e poi tanti libri, i giornali, gli oggetti di lettura in generale e poi passiamo alla parte dedicata ad Harry Potter. Qui la prima cosa che troviamo è una replica della lettera di Hogwarts, questa qui immancabile nei volumi che parlano di artefatti magici e mi piace sempre tantissimo trovarne una, ma naturalmente come non potevamo non trovare la spada di Grifondoro, il cappello parlante, il libro Mostro dei Mostri, Harry Potter è davvero pienissimo di artefatti, c'è un intero museo a Londra, gli Studios, da visitare e perderci dentro le ore. Poi abbiamo qui un altro allegato, una riproduzione di un articolo di Rita Skeeter. Questo è tutto scritto in inglese, ma è davvero molto molto carino. E poi qui ecco che troviamo un altro allegato bellissimo. Si tratta delle fiabe di Beda il Bardo in runico, completo di illustrazioni. Guardate quanto è bello. Questo devo dire che mi piace davvero particolarmente, davvero parecchio, è molto molto carino. E andiamo ancora avanti perché ci sono ancora tantissime cose, immancabili le bacchette, come sappiamo anche di questo Panini Comics ha pubblicato di recente il manuale delle bacchette, imperdibile, e qui invece si parla di Quidditch, anche qui troviamo immagini che si sovrappongono e poi altro allegato, una bella illustrazione preparatoria, una sorta di progetto di una scopa da corsa, davvero molto molto bella. E poi ci viene raccontato come sono stati realizzati i campi da Quidditch, le partite, tutto davvero molto interessante, questo libro davvero pieno di cose da leggere. Qui altro allegato, troviamo gli adesivi per realizzare da soli le nostre pozioni, vi potete sbizzarrire, ce ne sono tantissimi e naturalmente questi qui possono essere aggiunti ad una collezione perché sono davvero molto molto belli. E poi troviamo anche lo specchio delle Emarb, troviamo la pietra filosofale e il calice di fuoco. Questo qui è realmente scolpito in un blocco di legno ed è conservato in una teca agli Studios. Io ho avuto la fortuna di vederlo ed è enorme, davvero bellissimo. E come vi ho detto nelle news, qualora ve le foste perse le trovate nelle schede, questo calice verrà messo in esposizione da fine marzo ai primi di settembre agli Studios all'interno della Sala Grande e sarà funzionante, quindi vi verrà mostrato come è stato realizzato il fuoco blu che potrete vedere lì dal vivo e poi il calice lancerà fuori dei bigliettini con i nomi che potrete conservare a casa vostra, potrete portare con voi e sarà anche possibile inserire il vostro nome all'interno del calice, quindi un'esperienza davvero imperdibile. Rimanendo a tema Ballo del Ceppo e Torneo Tre Maghi, ecco qui l'uovo della prima prova, abbiamo anche il trofeo, la Coppa Tre Maghi e poi immancabili i nostri Horcrux, naturalmente abbiamo anche Nagini incluso tra gli Horcrux, poi i Doni della Morte nuovamente. Ed ecco qui che troviamo anche il boccino d'oro, la pietra della resurrezione, il mantello dell'invisibilità
Il pensatoio, ragazzi, che visto dal vivo è qualcosa di pazzesco. È realizzato in modo maniacale e tutte le boccettine sono etichettate, messe all'interno. Davvero vi consiglio tantissimo, se avete l'occasione, di andare agli studios, perché ne vale assolutamente la pena. Qui abbiamo un altro allegato dai Tiri Wispy Weasley. Abbiamo delle carte magiche. Eccole qui, sono molto molto belle, sono realizzate davvero molto bene. Ecco qui che abbiamo un jack di cuori, no, non sono cuori, è un simbolo strano. Abbiamo un re di, non so, bastoni, non capisco cosa sia. E poi abbiamo anche un asso con un pipistrello. Comunque sono davvero molto molto carine queste carte. Ma andiamo ancora avanti ed ecco che qui troviamo lo spioscopio, troviamo la strillettera di Ron, qui all'interno troviamo tutto il testo che viene recitato dalla strillettera nel film e anche nel libro, e ancora oggetti appartenenti alla famiglia Weasley, il giratempo, il deluminatore, le bacchette, e poi ci avviamo alla fine con questo allegato che è davvero bellissimo perché si tratta di un mini poster, una riproduzione del quadro di Albus Silente che dorme nel suo studio. Questo è davvero molto molto bello e mi piace tantissimo, sono contento che lo abbiano inserito. Ecco qui abbiamo concluso con questo la nostra piccola panoramica del volume Schermi Incantati 3. Eccomi di nuovo qui ragazzi, pronto per tirare le somme su questo terzo volume di Schermi Incantati. Da quello che avrete capito, da quello che avrete potuto intuire, io ve lo consiglio assolutamente, soprattutto se già avete acquistato i primi due. E ad essere sincero non so se ci saranno altri volumi, ma io spero caldamente di sì, perché gli allegati in ogni caso sono sempre molto molto belli e poi sono tutti sotto licenza Warner, quindi tutti allegati che acquistati singolarmente avrebbero in ogni caso un prezzo abbastanza elevato, quindi solo quelli già secondo me valgono molto. In questo volume quelli che mi sono piaciuti di più in assoluto sono i bozzetti preparatori di Newt, quindi tutti quei bozzetti che Newt andava a realizzare per poi creare il suo libro Animali Fantastici e Dove Trovarli. Mi è piaciuto tantissimo anche il volumetto delle fiabe di Bedelbardo scritto in runico e poi, vabbè, anche il poster con il quadro di Albus Silente, il quadro del suo ufficio. Quindi quello sicuramente il mio preferito, mi piace molto e sto davvero ponderando di metterlo in cornice e unirlo alla mia collezione. A me dispiace sempre pensare di togliere gli allegati dai volumi, però cominciano a diventare tanti, molti sono davvero belli e interessanti, come ad esempio in altri volumi abbiamo potuto vedere le locandine di Wanted di Newt e Tina, oppure quelle dell'indesiderabile numero 1 di Harry Potter, ma come questa tantissime altre, ad esempio gli inviti del ballo del ceppo nei volumi di Panini Comics precedenti. Quindi davvero tante cose che secondo me, tirate fuori dai libri e esposte nel modo corretto, sarebbero davvero belle da ammirare, ma io ho sempre paura di rovinarle, quindi non lo so, ma in questo caso vorrei proprio incorniciare questo quadro di Albus, questo poster. Fatemi sapere voi nei commenti se tirate fuori questi allegati dai vostri libri e se li utilizzate, se li mettete esposti nelle vostre collezioni, perché sono davvero curioso, e nel caso mandatemi anche delle foto su Instagram in privato, trovate il mio account Instagram sotto ed è Antonio Seria, quindi molto molto semplice da ricordare. Ragazzi, io quindi ve lo straconsiglio, naturalmente trovate il link per acquistarlo sotto in info box. Questi volumi, lo sapete, vanno subito fuori produzione e poi bisogna attendere molto tempo per le ristampe, e quindi qualora foste interessati vi consiglio di prenderli perché davvero sono molto molto belli. E con questo anche per oggi ragazzi è tutto, io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino alla fine, ringrazio tantissimo anche Panini Comics per avermi fornito questo volume in modo da potervelo mostrare e recensire, così come ha fatto con tutti gli altri. Ringrazio davvero tanto tanto tantissimo Panini Comics, tutto questo è anche merito vostro che mi seguite con tantissimo affetto, e infatti manca davvero pochissimo ai 10.000 iscritti e una volta raggiunti festeggeremo assieme, faremo una bella live, magari organizzeremo qualche giveaway, ragazzi, io non posso crederci perché davvero secondo me questo era
un traguardo irraggiungibile e invece manca ormai pochissimo, una manciata di iscritti, quindi ragazzi grazie, grazie davvero tantissimo per l'affetto e la fiducia che mi avete dato in questi anni. Io a questo punto vi do appuntamento prestissimo con un nuovo video potteriano e tantissime altre novità in arrivo, quindi mi raccomando restate connessi. Ciao!